Rinaldo Melucci ha tanti limiti, è un incapace politico-amministrativo, ma una cosa l'ha capita bene. Può fare quello che vuole con la maggioranza, con i consiglieri di maggioranza, non lo sfiduceranno mai, non lo faranno cadere mai, perché il loro unico obiettivo è mantenere la poltrona e vivere di rendite di potere. Per cui Melucci può fare ciò che vuole, può cacciare gli assessori, può metterli, toglierli come ha fatto come sta facendo con la Viggiano, può far sì che esista un assessore a tempo all'ambiente, la Lussoso, che sarà per 7-8 giorni assessore all'ambiente in tutta la sua esperienza in questa branca assessorile, poi prenderà le deleghe della povera defenestrata Laura Di Santo. Insomma, il sindaco può fare quello che vuole, tanto, diciamocelo, i partiti di maggioranza sono banderuole al vento, hanno dimostrato di non avere un minimo di dignità politica, e tutte quelle minacce tra virgolette politiche di appoggio esterno, partite dal PD, da CON, dal Movimento 5 Stelle, i Verdi che minacciavano di lasciare la maggioranza, tutto questo rumore dove è finito? È finito dietro la sicurezza di una poltrona. E queste cose Rinaldo Melucci le ha capite. Probabilmente, sicuramente finirà il suo mandato, a meno che non ci siano scossoni imprevedibili. Nel frattempo la città affonderà e sarà una città affossata sempre più dall'amministrazione Melucci. Ma volevo proprio rimarcare questo ruolo davvero di irresponsabili di questa maggioranza. Si è unito poi Italia Viva di Stellato, che è il campione dei voltagabbana politici, dei saltimbanchi. Italia Viva Stellato ormai forse nella sua vita ha cambiato più partiti che camicie, passatemi l'espressione, ed è il simbolo di questo trasformismo, di questo arrivismo, di questa brama e di questa sete di potere. E c'è un filo comune, un minimo comune denominatore, tra Italia Viva e tutti i partiti della compagine di maggioranza, l'attaccamento alla poltrona. Hanno attaccato il culo con l'attac alla poltrona. E Melucci l'ha capito e fa quello che vuole, si può divertire, può umiliarli politicamente, può bastonarli, tanto alla fine per i consiglieri la poltrona deve essere garantita, e anche magari per quegli assessori che sono riferimento di questo o di quel consigliere, per non dire poi consiglieri eletti che nell'arco di un anno e mezzo, circa un anno e qualcosa in più di mandato, hanno cambiato, hanno sigle, movimenti, gruppi di appartenenza, abbiamo perso il conto. Che brutta fine ha fatto Taranto. Una maggioranza di saltimbanchi assetati soltanto e unicamente di poltrone e di potere. E dimostratemi il contrario. Ditemelo se non sto dicendo la verità. Che incoerenza politica. Però, cari cittadini, questa gente è stata votata da voi. Melucci è stato votato da voi e questi consiglieri sono stati votati da voi, che piacciano o meno. Riflettete la prossima volta. State molto ma molto attenti, perché è in gioco il nostro futuro, il futuro di Taranto, una città che sta morendo, si sta desertificando. Basta fare un giro e vedere le saracinesche chiuse, basta guardare le sacche di miseria. Una città che è governata da questi saltimbanchi politici.